E dunque un voto con regole in più e precise misure anti-Covid. Per recarsi ai seggi è necessario, come sempre, portare documento e tessera elettorale, ma anche indossare la mascherina. Allora, sentiamo di più su queste regole. Andiamo dalla nostra Maria Delia, la vedete già pronta, e al Viminale col prefetto Caterina D'Amato. Maria, a te, buongiorno. Buongiorno, siamo sì al Viminale con il prefetto Caterina Amato, direttore centrale dei servizi elettorali. Prefetto, quali sono le procedure da seguire per andare a votare nel rispetto delle regole anti-Covid? Il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito una serie di indicazioni che sono state recepite nel protocollo sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute per rafforzare le misure di sicurezza sanitaria per questo voto del 20 e 21 settembre. In particolare sono state richiamate tutte le misure basilari che già conosciamo, cioè quelle che ci richiedono di non uscire di casa se si ha più di 37,5 di febbre, se si hanno sintomi influenzali, di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, di igienizzarsi le mani, di utilizzare la mascherina quando si va a votare. Gli elettori quindi sono tenuti a portare la mascherina per recarsi negli edifici che ospitano i seggi. Dentro i seggi ci saranno dispositivi che consentono l'afflusso e il deflusso separato degli elettori, all'esterno per evitare assembramenti delle aree di sosta. Nel seggio all'ingresso l'elettore troverà un gel igienizzante e si dovrà quindi igienizzare le mani, entrerà all'interno del seggio, ripeto con la mascherina, e darà il suo documento per essere identificato, arretrando di 2 metri rispetto al banco dove si trova lo scrutatore, spostando leggermente la mascherina per consentire l'identificazione. Quindi ritirerà il documento, si igienizzerà di nuovo le mani e ritirerà la scheda e la matita per poter votare. Una volta votato, restituisce la matita e gli stesso introdurrà la scheda nell'urna. Abbiamo visto che alcuni presidenti e scrutatori hanno dato forfè circa il 50%, secondo alcune stime. Com'è la situazione al momento? Restano criticità? Ci sono state certamente delle criticità che sono state superate grazie al lavoro encomiabile dei sindaci e degli uffici comunali, cui compete naturalmente l'organizzazione dei seggi. A noi sono state segnalate dalle prefetture la regolare istituzione di tutti i seggi in tutta Italia. Da ultimo un'informazione per chi si trova in quarantena: è possibile il voto a domicilio? Il voto a domicilio per coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid è previsto dal decreto legge 103 del 2020. Si fa domanda al proprio sindaco del comune di residenza, la domanda viene inoltrata verso le sezioni ospedaliere competenti che attraverso dei seggi speciali provvedono alla raccolta presso l'abitazione della persona in quarantena o in trattamento domiciliare per Covid. Grazie al prefetto Caterina Amato. A voi la linea.